Sindaco Tallone, 100 giorni al giro e insomma una festa, un'esposizione del trofeo senza fine che è una esclusiva di Fossano. Sì, diciamo che è un'esclusiva di Fossano, ma soprattutto un'esclusiva della provincia di Puglia. Adesso dobbiamo dire grazie a Sergio Trossarello, responsabile provinciale di ACS, ma soprattutto dobbiamo dire se la tappa ha un arrivo qua a Fossano, in provincia di Puglia, dobbiamo dire ovviamente alla giunta regionale, ma soprattutto all'assessore allo sport Ricca, al senatore Bergesio che è più di un anno che mi sta dietro per avere una tappa proprio sul Fossano. Pertanto devo dire che dopo 31 anni avremo di nuovo un arrivo sul Fossanese. L'altra volta 31 anni fa la tappa era Sampeire-Fossano, vinta appunto da Adriano Baffi, ma soprattutto quell'anno lì c'è stata la doppietta Giro d'Italia e Tour da parte di Indurain. Pertanto diciamo che doppiamente questo arrivo ha un grande significato. Ovviamente mi aspetto e spero che sia un italiano a vincere questa tappa, ma soprattutto il Giro d'Italia sia un italiano. Perfetto, grazie mille e buon lavoro allora come comitato. Sì, grazie. Buon lavoro e il lavoro sarà tantissimo. Abbiamo un comitato tappa molto preparato, anche perché non è la prima volta che segue il Giro d'Italia, pertanto siamo convinti che sarà una bellissima manifestazione. Tra l'altro quel giorno lì avremo due importanti eventi. Oltre all'arrivo della tappa, della terza tappa del Giro d'Italia, avremo anche la festa patronale di San Giovenale. Pertanto doppia festa per noi fossanesi. Ieri sono iniziati 100 giorni con il castello illuminato di rosa, che è diciamo il nostro monumento che dà prestigio alla nostra città. Aspettiamo veramente con curiosità, con entusiasmo questo momento, il 6 di maggio, che sarà un'esplosione di divertimento e sicuramente per tutti i cittadini e per tutta la città ci sarà una grande aspettativa. Tanti eventi correlati a questo evento. Il 15 di marzo ci sarà la conferenza stampa dove presenteremo questo ricco calendario.